Kyle ricordava ogni dettaglio di quella conversazione. Ricordava le parole e i toni come se fosse successo ieri. Sebbene fossero passati 20 anni, il viso coperto di lacrime di Vanessa e i suoi occhi pieni di condanna lo tormentavano ancora. «Non è il momento giusto, lo capisci?» aveva detto lui con voce rotta. «Mio padre ha mosso mari e monti per organizzarmi questo stage. Non posso lasciare tutto così!» Vanessa l'aveva ascoltato, ma in realtà la ragazza aveva preso la sua decisione ormai. Avrebbe portato a termine quella gravidanza e avrebbe dato alla luce il suo bambino con o senza Kyle, anche senza che lui ne sapesse niente. Lui sarebbe stato dall'altra parte del mondo tra poche ore e voleva mettere in chiaro le cose con la sua fidanzata. L'amava e gli dispiaceva molto, ma non era il momento giusto per avere un figlio. Secondo Kyle, la risposta era una soltanto: l'aborto. I due si sono salutati con le lacrime agli occhi e poi Kyle ha preso un taxi per l'aeroporto, sicuro che in quel momento tagliare tutti i ponti con il suo passato e con Vanessa fosse la cosa giusta da fare, l'unica che gli avrebbe permesso di costruirsi il futuro, la vita e la carriera che voleva. Ha chiuso lo sportello del taxi cercando di ignorare il muto rimprovero rimasto congelato per i 20 anni successivi negli occhi di Vanessa, irrimediabilmente impressi nella sua memoria, ed è partito per la sua nuova vita. Quel giorno il giovane non poteva nemmeno immaginare quanto profondamente avesse ferito la donna che amava, che era rimasta indietro da sola e incinta, abbandonata e indesiderata. Nei 20 anni che erano passati da quel giorno, Kyle si era costruito una carriera e una vita, una senza i pesanti fardelli del suo passato. Ma nonostante fosse passato tutto quel tempo, ancora si chiedeva spesso di Vanessa. Si domandava come stesse, se fosse ancora single o se si fosse sposata, se vivesse ancora lì. In fondo, all'apparenza, aveva avuto tutto ciò che aveva sempre sognato: una carriera di successo, i soldi e una vita agiata. Nel profondo, tuttavia, Kyle sapeva bene che non era felice come aveva sperato. Aveva 45 anni ed era solo. Nessuna delle innumerevoli donne che aveva conosciuto nella sua vita aveva lasciato in lui un segno così indelebile da fargli desiderare qualcosa di serio. Tutte erano attratte solo dai suoi soldi e dal suo nome, lo stesso al quale erano associate con orgoglio le diverse filiali della sua compagnia dislocate in tutto il paese. Con il passare del tempo, il peso che Kyle sentiva si faceva sempre più opprimente. Pensava sempre più spesso al passato e non poteva non crogiolarsi nei rimpianti. Vanessa era stata l'unica donna con cui avesse mai voluto qualcosa di più, ma ormai era troppo tardi. Aveva anche provato a cercarla qualche volta in quei 20 anni, ma non era mai riuscito a trovarla. Ogni giorno che passava da solo gliene dava la certezza. Per inseguire il suo sogno aveva rovinato la sua vita e non aveva nessuno da incolpare se non se stesso. Nessuna delle bellissime donne che incontrava era abbastanza. Nel suo cuore e nei suoi ricordi c'era solo Vanessa, il cui sorriso pieno di vita spiccava ancora dalle vecchie fotografie che l'uomo riguardava ogni sera, tornando con la mente ad un tempo in cui era stato felice e pieno di sogni e speranze. Era ambizioso, si sentiva invincibile e credeva che avrebbe conquistato il mondo, ma era anche arrogante. Era stata proprio la sua arroganza a spingere Vanessa ad abortire e a cancellare quell'errore di gioventù. Col senno di poi, Kyle rimpiangeva anche quello. Se non l'avesse convinta ad interrompere la gravidanza, oggi avrebbe un figlio di 20 anni. Sarebbero stati una famiglia felice e oggi Kyle avrebbe qualcuno a cui lasciare le redini della sua compagnia. Avrebbe avuto un figlio. Forse lui e Vanessa avrebbero avuto anche altri bambini in seguito. Se non avesse mollato tutto, oggi non si sentirebbe solo mentre riguarda vecchie foto. Invece, aveva solo i suoi soldi e i suoi affari. Ha chiuso l'album di fotografie con il cuore pesante e si è messo a letto. L'indomani avrebbe dovuto partire per New York per lavoro e doveva arrivare riposato. Il mattino seguente, l'aeroporto era gremito di gente.
Arrivato al check-in, Kyle si sentiva già stanco quando all'improvviso una persona tra la folla gli ha fatto gelare il sangue nelle vene. Non riusciva a credere ai suoi occhi. A pochi metri da lui, dopo 20 anni, c'era Vanessa, la sua Vanessa. La donna era bella come l'ultima volta che Kyle l'aveva vista, anche se gli anni erano passati e avevano lasciato il loro indelebile e inevitabile segno. L'uomo l'ha guardata affascinata per qualche minuto, prima di prendere un respiro profondo e trovare finalmente il coraggio di incamminarsi verso di lei. Ma Kyle non ha avuto nemmeno il tempo di fare un passo che ha sentito un brivido corrergli di nuovo lungo la schiena. C'era un giovane insieme a Vanessa ed era la sua copia esatta. Era un ragazzo sulla ventina con grandi occhi azzurri e capelli biondi, e nel vederlo Kyle ha sobbalzato. All'improvviso non esisteva più il resto del mondo, non esistevano le trattative che stava andando a svolgere a New York, nella sua azienda, nella sua carriera, né i soldi. Aveva ritrovato la sua famiglia, finalmente, quella che pensava fosse ormai troppo tardi per recuperare. Kyle, infatti, non aveva avuto dubbi. Il giovane vicino a Vanessa era quel bambino di cui lui voleva liberarsi 20 anni prima, lo stesso che chiaramente Vanessa aveva invece tenuto e che oggi era diventato identico a suo padre. Non poteva spiegare come, ma se lo sentiva nelle ossa. Quello era suo figlio, ne era sicuro. Quella era la sua famiglia. Kyle era pronto ad urlare dalla gioia, ma quando i suoi occhi hanno incontrato per un istante quelli di Vanessa, la donna lo ha guardato di sfuggita e con aria assente prima di voltare di nuovo lo sguardo. Kyle era perplesso. Nel vederlo, l'espressione di Vanessa non era mutata di una virgola, era quasi se non l'avesse riconosciuto. E quando si è avvicinato a lei e si è presentato, ne ha avuto la certezza. «Sì, mi chiamo Vanessa, ma deve aver sbagliato persona, mi dispiace», ha detto lei con voce confusa. «Io non l'ho mai vista, signore». In quel momento il cuore di Kyle si è spezzato. Ma come poteva essere? Quella era Vanessa, ne era certo, l'avrebbe riconosciuta tra 1000 persone. Ha insistito talmente tanto che il giovane ragazzo ha dovuto spingerlo indietro. «Signore, ora basta! Mia madre ha detto che non la conosce, la lasci in pace o chiamo la sicurezza!» Ha ringhiato. La donna ha guardato Kyle con occhi tristi, poi si è voltata verso suo figlio. «Non preoccuparti, Vincent, va tutto bene», ha detto accarezzandogli la spalla. «Anzi, perché non mi prendi una tazza di caffè? Ti aspetto qui!» Il ragazzo ha annuito e si è allontanato. E a Kyle è bastato uno sguardo a Vanessa per capire. Aveva avuto ragione. Era proprio lei. Ma chiaramente voleva parlare con il suo ex lontano da suo figlio. «Non credevo mi avresti riconosciuta», ha detto Vanessa appena i due sono rimasti soli. Kyle ha scosso la testa. C'era solo una cosa di cui voleva parlare e voleva delle risposte immediatamente. Vanessa ha annuito. «Vieni. Sediamoci lì», ha detto indicando una panchina a pochi metri da loro. «So cosa stai pensando, e la risposta è sì, Kyle. Vincent è tuo figlio», ha detto la donna tutto d'un fiato appena si sono seduti. «Non ce l'ho fatta ad abortire. Mi sono trasferita, ho cambiato vita e ho cresciuto il mio bambino da sola. All'inizio è stata dura, certo, ma essere la madre di Vincent è la cosa migliore che mi sia mai capitata». Kyle ha abbozzato un sorriso. «Ma perché non mi hai mai detto niente? Pensavo che avessimo deciso», ha detto. «Tu avevi deciso», l'ha corretto Vanessa. «Ed è stato proprio per questo che non ti ho detto niente». Aveva ragione, e non c'era niente che Kyle potesse dire per difendersi. Era stato lui a dirle di abortire, a ripetere che sarebbe dovuto partire e che non si sentiva pronto a fare il padre. Vanessa aveva semplicemente deciso che avrebbe proseguito sulla sua strada da sola, ed ora, mentre parlava di Vincent dalla sua voce, era ovvio che fosse orgogliosa di suo figlio. Alla fine della sua storia, Vanessa è diventata improvvisamente triste. Il suo viso è diventato pallido. «Cosa c'è che non va? Stai male?» ha chiesto con apprensione Kyle. La donna ha abbassato lo sguardo.
In realtà, sì, ha sussurrato. Sto morendo, credo. I medici hanno detto che non c'è niente da fare. Kyle ha sentito il suo cuore spezzarsi. Non riusciva a credere che stesse accadendo davvero. Aveva appena ritrovato la sua famiglia ed ora stava perdendo di nuovo tutto. No, ha detto scuotendo la testa. No, deve esserci qualcosa che si può fare, ha ripetuto con tono nervoso. Non si può fare niente, Kyle, ha risposto Vanessa prendendogli la mano con un sorriso. No, ha continuato l'uomo. Ti porterò dai medici migliori del paese. Troveremo una soluzione. Vedrai, ha detto con tono deciso. Non posso perderti di nuovo, ha sussurrato infine con gli occhi supplicanti. Vanessa ha sospirato. Nei minuti successivi ha rifiutato l'aiuto del suo ex fidanzato diverse volte, ma Kyle era determinato e alla fine è riuscito ad ottenere ciò che voleva. Avrebbe trovato dei medici in grado di curare Vanessa e quando tutto si sarebbe risolto avrebbero detto a Vincent chi era davvero e sarebbero stati una famiglia felice. Grazie ai suoi contatti non è stato difficile per Kyle trovare un posto per Vanessa nella migliore clinica del paese. I due hanno detto a Vincent che Kyle era un vecchio amico di sua madre e quando ha visto che l'uomo voleva davvero aiutarli, il ragazzo lo ha accettato con entusiasmo nella loro piccola famiglia. Lui e suo padre si sono dati i turni per accettarsi che Vanessa non fosse mai sola in clinica e dopo diverse settimane di paura, finalmente, hanno ricevuto una notizia bellissima. Vanessa era guarita. In quel periodo la donna aveva trovato la forza di perdonare Kyle per il male che gli aveva fatto e tra i due si era riaccesa quella scintilla d'amore che li aveva accompagnati, seppur lontani, negli ultimi 20 anni. Era stato allora che insieme avevano trovato il coraggio di dire la verità a Vincent. E il ragazzo era stato felicissimo di sapere che non solo non avrebbe perso sua madre, ma aveva anche un padre. Poco tempo dopo, Vanessa e Kyle si sono sposati e hanno cominciato la loro vita insieme, come avrebbero dovuto fare anni prima. Kyle non pensava che sarebbe potuto essere più felice, ma quando alla soglia dei 50 anni Vanessa gli ha detto che aspettava due gemelli, l'uomo ha pianto dalla gioia. Non riusciva a credere a come la sua vita fosse cambiata. Aveva fatto degli errori enormi 20 anni prima, ma aveva avuto la fortuna di trovare una donna che potesse perdonarlo. Ed ora aveva davvero tutto ciò che aveva sempre sognato, e anche di più. Questo è tutto per oggi ragazzi, se questa storia vi è piaciuta cliccate il video sullo schermo per altre storie simili.